Se si considera una retta R generatrice, che ruota di un giro completo intorno a un'altra retta A detta asse, appoggiandosi a un punto fisso V di quest'ultima, avremo una superficie conica circolare a due falde. Selezionando tale superficie in modo opportuno si ottengono le coniche, e precisamente se il piano è intersecante, se il piano è parallelo ad una retta si ottiene una parabola, e se è parallelo all'asse si ottiene un'iperbole. Negli altri casi è un'ellisse. La parabola è il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti da un punto fisso detto fuoco e da una retta fissa detta direttrice che non lo contiene. L'asse di simmetria è la retta che passa per fuoco e vertice ed è perpendicolare alla direttrice. Il vertice è il punto medio della distanza tra fuoco e direttrice. Il fuoco e direttrice sono una retta e un punto che servono per costruire e definire la parabola. I casi particolari della parabola sono tre. Quando delta è maggiore di 0 abbiamo due soluzioni reali distinte. Quando delta è uguale a 0 abbiamo due soluzioni coincidenti. E quando delta è minore di 0 non ci sono soluzioni reali. Può essere definito come il moto di un corpo che cade liberamente dopo essere stato lanciato. Supponga che un corpo sia lanciato all'istante t0 nell'origine O di un sistema di coordinate cartesiano OXY e che la velocità iniziale abbia modulo v0 e formi un angolo 0 con l'asse x orizzontale. Parabolico composto possiede una componente orizzontale e una componente verticale, entrambi indipendenti tra loro. Il moto parabolico è un tipo di moto bidimensionale realizzabile attraverso la combinazione di due moti rettilinei simultanei ed indipendenti, moto rettilineo uniforme e moto uniformemente accelerato. Il moto parabolico può essere descritto mediante le relazioni della cinematica che legano i vettori posizione, velocità ed accelerazione. La più significativa realizzazione di tale moto è fornita dal moto del proiettile, in cui si utilizzano le seguenti semplificazioni. Tutta la massa e la geometria del corpo sono concentrati in un unico punto. L'accelerazione del moto è verticale. Il suo modulo è pari all'accelerazione di gravità, per esempio sulla crosta terrestre. Dunque il corpo si trova in un campo di gravità. La traiettoria di un oggetto lanciato in direzione obliqua è una parabola. Il moto di un oggetto lanciato in orizzontale è la sovrapposizione di due moti. Un moto rettilineo uniforme orizzontale, un moto rettilineo uniformemente accelerato verticale. Consideriamo una palla da basket. Il moto della palla è ancora la sovrapposizione di un moto rettilineo uniforme in orizzontale e di un moto rettilineo uniformemente accelerato in verticale. Quindi la traiettoria di un oggetto lanciato in direzione obliqua è una parabola. Pallina lanciata verso l'alto da una ragazza, notiamo che si presenta una forza momentanea con una velocità iniziale. In questo caso la velocità iniziale inizia quando la palla è ancora in mano alla ragazza. Infine, la forza che agisce sulla palla, trascurando l'attrito dell'aria, è quella della forza peso. Un oggetto lanciato verso l'alto tende a salire per inerzia, ma è rallentato dalla forza peso.
Se per esempio lanciassimo una moneta in alto, essa continuerebbe a salire se non ci fosse la forza peso, che rallenta il movimento.